Ciao a tutti e bentornati in CS Blog. Oggi il direttore del Centro di Servizio per il Volontariato della provincia di Belluno, Nevio Meneguz, vi parlerà dei dettagli del 5 per 1000. Anche quest'anno, nel periodo della dichiarazione dei redditi, si torna a parlare di 5 per 1000. Il 5 per 1000 è uno strumento molto importante, lo è in modo particolare per il mondo del volontariato. È un gesto concreto, gratuito, efficace e semplice. È un gesto concreto perché consente a molte associazioni di volontariato di avere quel minimo di risorse che consente di organizzare al meglio la propria attività, soprattutto in un periodo come quello che stiamo vivendo di generalizzata crisi economica. Quindi sempre più le associazioni stentano ad attrarre risorse, soprattutto dalle istituzioni pubbliche, quindi 5 per 1000 è uno strumento di sussidiarietà finanziaria attraverso cui i cittadini possono contribuire direttamente alle risorse delle associazioni. È un gesto gratuito perché non è una tassa in più, non significa un ulteriore sacrificio per i contribuenti, anzi è un modo attraverso cui la singola contribuente decide, influenza la scelta dello Stato nell'indirizzare una parte delle proprie tasse a favorire appunto le attività delle associazioni. Una cosa molto importante: il 5 per 1000 non è alternativo all'8 per 1000 e tantomeno al 2 per 1000 destinato ai partiti politici. Quindi le scelte sono tutte e tre contemporaneamente esprimibili. È un gesto efficace in quanto la destinazione del 5 per 1000 obbliga le associazioni destinatarie a rendicontare le somme ricevute. Quindi questo consente anche al contribuente di monitorare e di valutare se effettivamente la propria scelta è andata a buon fine e quindi ha sostenuto in maniera efficace l'attività delle associazioni beneficiari. È un gesto semplice in quanto basta apporre la propria firma nella casella sostegno del volontariato delle organizzazioni non lucrative d'utilità sociale, delle associazioni di promozione sociale, fondazioni e associazioni riconosciute. È molto lunga la dicitura, però identifica in maniera inequivocabile il fatto che si voglia proprio destinare il proprio 5 per 1000 al volontariato. Come dicevo, per destinare il 5 per 1000 è sufficiente firmare nella casella appena citata, apporre la propria firma, e se il contribuente desidera destinare il proprio 5 per 1000 effettivamente in maniera inequivocabile ad una specifica associazione, sotto la firma sarà possibile indicare il codice fiscale di quella associazione. Altri accorgimenti, un fatto molto importante: possono destinare proprio 5 per 1000 non solo i contribuenti che sono tenuti alla dichiarazione dei redditi, quindi attraverso il modello 730 o l'unico, ma potranno destinare proprio 5 per 1000 anche i pensionati oppure i lavoratori che non sono obbligati alla dichiarazione dei redditi. Questo sarà possibile attraverso l'invio di una documentazione allegata alla certificazione unica, che potrà essere consegnata in busta chiusa o presso una banca o presso un intermediatore abilitato all'invio telematico, cosa che potrebbe avere anche dei costi, oppure può essere fatto gratuitamente recandosi presso gli uffici postali. Questo, ripeto, consentirà anche a chi non è tenuto alla dichiarazione dei redditi di fare la propria scelta. Ripeto, una scelta molto importante, lo è per tutte le associazioni di volontariato, mi permetto di dire è molto importante per tante piccole associazioni di volontariato che operano nella nostra provincia. Noi sappiamo esserci realtà di volontariato che operano a livello nazionale, per non dire internazionale, che hanno una grandissima capacità attrattiva del 5 per 1000 perché effettivamente operano e sono molto conosciute, sono anche trasparenti nella propria rendicontazione, però hanno decisamente canali più importanti che forse le realtà del territorio non hanno. Quindi, se posso lanciare un messaggio, insomma, non solo per il comitato d'intesa, che è l'ente gestore del centro di servizio e gestisce progetti sul territorio provinciale molto importanti, il servizio stacco, che è il servizio trasporto e accompagnamento di persone con ridotta mobilità, oppure il progetto amministratore di sostegno, quindi diciamo anche sul territorio esistono realtà di questa natura, tantissime piccole associazioni attraverso il 5 per 1000 riescono veramente a fare, a portare avanti progetti importantissimi per il territorio, non hanno sigle altisonanti, però sono le nostre associazioni, sono le associazioni del territorio bellunese, per cui posso lanciare questo messaggio, invitare i contribuenti bellunesi a far rimanere quanto più possibile il proprio 5 per 1000 sul territorio provinciale. Naturalmente, per qualsiasi informazione potrete rivolgervi agli uffici del CSV di Belluno oppure visitare il nostro sito www.csvbelluno.it. Arrivederci.